Movimento. Buongiorno e bentornati in questa nuova settimana. Questa è la settimana della Barcolana. In quanto settimana della Barcolana ci sarà un sacco di video a tema e soprattutto oggi vi proporrò in questo Aspettando Macete, questa sezione pre-macete che può andare in onda o può non andare in onda a seconda di quanto che durerà il TG oggi. Questa canzone qua parla della Barcolana, è un trasporto emotivo nei confronti di questa manifestazione molto apprezzata da tutti i cittadini. Ora vado ad eseguire cominciando con un re maggiore. Quasi ottobre prepareremo se tiremo sul colletto, tutti skipper, tutti esperti, se perfetto. Quasi ottobre licheremo il dito in bullo atteggiamento per saper dove che sta soffiando il vento. Quasi ottobre zafrememo, zezza in piena la famiglia, za lo strada per benir la nostra griglia. Quasi ottobre la domenica faremo tutti un bagno, dopo civa e le luganiche de cragno. Quasi ottobre zai velisti, corri pei preparativi, de birette, vin brulè e aperitivi. Quasi ottobre sa che il sport sa dar lo stimolo alla gente, vedi baracchette non capissi niente. Manieremo rodoletti di ogni tipo de parsuto, canteremo rodolando se per tutto. Pien de gente balonzini, fioi se tufa nella pizza, far la fila pei taglieri in ogni osmizza. Baracchette, fritti misti, paninaz e la grigliata e pareria. Forse i fa anche una regata. Un momento di altissima... Però, no? Analizzando. Mica son bravo a maniera fritto misto e panini, forte. Sono numero uno, sono forte. Sono un velista. Perché se è una domanda mi pongo da tanto tempo. Non so che se la roba invece è un velista... Poi mangiare civa, ma non so che tutti quei che mangiano civa se velisti, non so, un sillogismo al contrario, non funziona così. Finisci, ti dico i sillogismi, comunque... Ma che mi bastava adesso, che avevo due frasi che avevo detto che avevo finito il mio adesso momento. Adesso prova a ricantarla, che ho inventato questa roba che sembra una vela, no? Così. Ho capito, il suffio de drio e ti canta un tocco. Magneremo rodoletti di ogni tipo de parsuto, canteremo rodolando se per tutto. Sembra... Gente, balanzini, fece stufa. Adesso mi goderei far tutto perché non magari sa finire. C'è veramente una mancanza di rispetto. Buongiorno e benvenuti, bentornati a Macete. Oggi bla bla, questa settimana sarà la settimana della Barcolana. Faremo una bellissima canzone che ora vado a fare, però Barcolana. Ok, vado. Quasi ottobre prepareremo se tiremo sul colletto, tutti skipper, tutti esperti, se è perfetto. Dimmi. No, dimmi. Go delle proposte. Tipo, st'altro anno, senti questa. Sarà la prima volta, nessuno l'ha mai vista. Fare una Barcolana via terra. Come si fa a fare una Barcolana? Comunque le barche. A rimorchio, no? Tutti quanti, con gli auti, con la barca de Drio. E te fa via terra. Che tipo via terra? Fammi un esempio, che strada che si potessi fare. Per le alte. Perché, ecco, cosa che manca alla Barcolana? Le alte. Le alte. Alla Barcolana? Che manca le alte. È troppo settoriale. Non c'è una salita, dai. Non c'è una cavolo salita sulla Barcolana, oh. Cioè, non c'è una salita, mettiamo delle difficoltà a sti ragazzi, no? Perché sennò vinci sempre i barconi, eh? Allora mettiamo in difficoltà a sti ragazzi. Per le alte, su, sì. con l'auto. Arriva, sì. Sì. Carica Drio, voglio vedere se dopo il barcone grande con l'auto te arrivi vincer. Bravo. Secondo me vinci un col surf, che te lo... No? Mm-hmm, sì. Sei idee? Guarda chi te chiama. Vado. Vai. Gomagna. Sughetto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di... Macete.
In questo contesto barcolana, oggi sono andato dalla signora Nella per chiedergli come la passava de ragazza i suoi fine settimana, anche la settimana della barcolana, cosa succedeva, dove le andava, se la mai partecipava. E la mia ha contato talmente tante robe che lo divideremo in due parti. Oggi la prima parte delle gite di Nella, e soprattutto mio Flavio, prima mentre stavimo andando verso città, se l'avevamo confrontato sulle serie TV. E infatti El Mega ha raccontato di una delle sue serie TV preferite, che adesso ve vado a mostrare, così capì la profondità degli argomenti trattati e preferiti di Furia. Devi far credere, eri fermo questa ora. Ok. Che belle che sei, cioè, mi stavo guardando queste serie sui vichinghi, che mi piace morire, prima avevo guardato Viking, no? Beh, e adesso sei la terza serie dell'Est, Last Kingdom. Beh. Ah, c'è l'ultimo regno. Fighissimo, fighissimo. Se belle, perché se proprio, cioè, se tira pugnalate e spade leone, trafiggi proprio con forza, fora per fora, dentro la testa, finzo, tipo, se proprio, ma robe, dopo, se anche storie, mi pare. Se anche destra. I segreti delle donne, questa meravigliosa rubrica de Macete in questa settimana della Barcolana. Sì. Bentornata Nella con noi. Buongiorno, buongiorno a tutte le mie ammiratrici che in questo momento saranno davanti lo schermo proprio per cogliere tutti i miei segreti. Certo, certo. Sì. E noi i segreti delle certo. donne, soprattutto della nostra influencer, sì. la signora Nella Ulcigray, li adattiamo un poco alla settimana in corso. Questa è la settimana della Barcolana. Che meraviglia la Barcolana, me la si ricorda. Ricorda l'anno scorso che avevamo fatto tutto quel giro con la barca fatta con Leopardada, si mi ricorda ricordo. Quella meraviglia, che momenti fantastici. Mi ricordo che la gassa suo fratello in acqua e nessuno l'ha mai più trovata, ma insomma vabbè, non so, che era un importante membro della famiglia. Sì, comunque nella mia famiglia c'è gente che sa arrangiarsi, sicuramente che se veniu fuori in qualche sicuramente modo. Questo qua veramente a livello di coscienza non mi stupissi se adesso il fossi non so governatore di qualche paese nel mondo, roba del genere, perché anche noi con la diplomazia, con il nostro savoir faire, che ne sì, veniamo infatti fuori, infatti diciamo. È una caratteristica di famiglia. Dopo c'è che ti cortellate, ma sventra me cortella forti proprio, no, squarta robe. E dopo me parte. Perché c'è anche storia dentro, guardalo. C'è anche, sì, dentro succede delle robe. Però de base, insomma. De base se pugnalate. Pugnalate, accortellate, sventramente. C'è go intravisto che c'è anche effettivamente legato a delle epoche storiche, no? Perché ti si accorgi dei vestiti. Però beh. Ah, quindi che ha un contesto sì, anche. Sì, sì, tempo proprio. Sì. Beh, che se vichinghi, però se relativo poteva anche essere dei maori, era uguale, tanto si tirava delle cortellate. Sì, beh, però i maori che queste cortellate, pugnale, spade, non ga spade longhe i maori, non se bene. No. Cioè, questi ga spade longhe pesanti. Cosa tiri un colpo proprio te stacchi, non sai che te ferissi, te stacchi. Ma sta stimola, cioè, ma proprio voglia di guardare proprio. Sì. Se guardare, ma se dei protagonisti, cioè, non so, che tipo di storia c'è, se dei popoli che non se non so. E questa settimana della Barcolana, quindi, vedi protagonista tutto un movimento sportivo, sì, vero, sì. E soprattutto tutti i cittadini cominciano a fare le gite sulla Napoleonica per vedere le barche, le gite a Muggia, a Barcola, per arrivare a vedere una visuale più completa. Sì. Lei con le gite della Barcolana, come se la cavava in gioventù, signora Nella? Allora, diciamo che quando che ero ragazza, come che la sa, ero a Castel Porcasso, perché sì. ero nel convento delle suore mascoline, quindi non ero proprio quattro. Avevo insomma accrescere la mia cultura, la mia persona, diventare un essere umano migliore.
Quindi facevi altri tipi di gite? Facevimo altri tipi di gite. Interessante. Mi ricordo che noi facevimo ogni anno che avevamo proprio la gita, che era la gita un pochettino, che era quello stile picnic, roba del genere, che andavamo al lago di Scagazzo, mi ricordo, che era una roba meravigliosa. Andavamo a sto lago di Scagazzo, che era la settimana ecologica. Noi facevamo, devo dire, facevamo la settimana ecologica. Che quindi non stiamo parlando del Cavazzo. No, Scagazzo si chiamava. E noi andavamo là, insomma, che ingromavamo tutta la plastica. Ah, sì. Differenziata, quindi sì. Andavamo là, ce l'avevamo, portavamo tutta la plastica di casa, okay. E la portavamo e la buttavamo nel lago, perché era fuori delle balle, perché sempre sta plastica lago. A casa. E era sto lago, insomma, che oramai era adibito, la capisci? Ah, vabbè. Era adibito, insomma, che aveva un suo scopo preciso. Che tipo di trama sei in politica, sei popoli? Che... No, non so, lo vedo. Perché andiamo col pullman. Ah, quindi era una gita del gruppo, sì. E tutti quanti si portava la propria borsetta di scovazze. Ma sì, una roba allo stesso tempo bellissima e agghiacciante. Portavamo roba, ce l'avevamo dappertutto. Quel che trovavamo di plastica sporca, spuzzoliente, tutto, ce l'avevamo e portavamo tutto quanto al lago di Scagazzo, insomma. Okay, e era questo viaggio in pullman che era una meraviglia. Si ricorda che avevo parlato del nano Nicola? Guarda, purtroppo lo avevo rimosso il nano. Chi è il nano Nicola? Era del convento? Sì, era il nano Nicola, che era il convento, che era questo nano Nicola, che noi praticamente, insomma, cosa succedeva? Era la nostra prova per vedere una prova di fede, no? Era la prova del Grefede, che lui cantava tutto stonato, zigava come un matto, e noi dovevamo muovere. Era una prova per vedere quanto che tolleravimo e vedere da dove arrivava la prova nostra tolleranza. Nessuno l'ha mai superata, infatti andiamo sempre da un fracco di lignada al nano Nicola. Che tipo di trama è? Sono dei popoli che si scontrano? Contras e... Siete ancora peggio. Ma... Quante puntate te l'ha vista? Quindi nano Nicola c'aveva comunque un fracco delle novizie, bellissimo, stava contento, se le portava in gita anche lui. E era in gita anche nano Nicola, che lui era in pullman, stava de Drio. Come mai stava de Drio? Cioè, negli ultimi posti per vedere meglio? De Drio del pullman, lo rigavimo e lo zuccavimo, sì. Come fora? Lo zuccavimo, era con una corda, per lui era una specie di ginnastica, una specie di, come si chiama quel che si fa? Sci d'acqua, sì, ma sull'asfalto. No, che aveva i sci. Senza i sci. Correva. Fin che arrivava, diciamo, fin 30 all'ora te lo vedevi, che con la volontà il provava, erano queste gambe corte, con matto, insomma. E dopo, insomma, si lasciava andare, si rodoliava, si grattava, insomma, arrivava già in fondo, che gli era quel che gli era. Quante puntate te l'ha visto? Tante, credo tante, perché ho visto tanti mochi da tagliare. Ma è in base dei popoli che si scontra, se è un capo, non so. Dopo era anche bel, con gli erimo rivadi, era anche bel vedere cosa che se aveva disegnato la natura sul suo corpo. Ah, no? Giusto, siccome le macchie dei psicologi, vedi. Sì, sì, perché bellissimo. Noi avevamo anche la novizia cartomante che leggeva il futuro guardando tutte le croste che era venuto. Infatti una volta che ha detto, non so se ti arriverà domani. Giusto, perché... Non so, se mica volete guardare, che dimmi qualcosa di stimolante, che aspetta che guardo. Qualche roba succulenta con spade lunghe che taglia proprio. Ma il motivo per cui questo che taglia la testa, cos'è? Staccare. Mamma il nano Tyrion. Il nano Tyrion, piegato. Dopo, alla fine, proprio per medicarlo, noi che spudavimo, no? Ma perché? Era roba bella, si chiamava proprio. Lui era tutto cucciato sotto, diciamo il prono di Spudic, roba meravigliosa. Ho capito, ma questo che taglia la testa, è il fine, qual è? È staccare. Fine è staccare. Fine staccare la testa. Staccare la testa, il braccio. Ah, non solo la testa. Sì, ma è proprio articolato, quindi. Sì. Viene tagliato delle diverse robe. Sì, era una puntata e era staccato. 12.
noi abbiamo sempre voluto un bene a quella bestiuzza. Potremmo passare, saltiamo questa parte del nano Nicola, sì, che sennò finì tutto in galera. Sì, sì, allora, sì. Boh, i canti, dovresti avere cose che cantavamo, le tipiche robe. No, almeno una roba positiva. Cosa le tipiche robe che canta la muleria, insomma, che va col pullman. Noi avevamo un poco adattato certe canzoni, che era questa qua, era molto carina, che cantavamo tutti forte, mi ricordo. La perpetua del parroco ha un buco nella gonna. La perpetua del parroco ha un buco nella gonna. La perpetua del parroco ha un buco nella gonna. E adesso la sei rimasta incinta. Era una puntata che Mila avesse chiamato Stacco 12. Era proprio per tirare via tocchi di questo protagonista. Sì, protagonista, cioè ti intendi protagonista, quel che staccava le cose, staccava, o quel che veniva staccato? Quel che staccava il protagonista. Dopo bisognava tirar via le vocali. La perpetua del parco, un buco nella gonna. Perpetua del parco, non veramente non. Buco nella gonna, perpetua del parco, buco nella gonna. Adesso si è rimasto. Ok, abbiamo capito. Abbiamo capito che andava avanti. Che roba meravigliosa. Ma che un messaggio sto telefilm? Ogni d'un cogli qualcosa. Ah. Ma non che dico le robe belle che facevimo, perché anche là riprendevimo nella natura quel che facevimo anche in convento, per esempio. Tipo? Non so se si ricorda le lezioni di Acqua Gin che facevamo, no, in convento. Era lezione Acqua Gin. Ci facevamo delle balle incredibili e stavamo in acqua. Insomma, balle col gin e stavamo in acqua. A gin con la N? Sì, 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 sì. Ho un messaggio sto telefono. Ma no, ogni dunque gli qualcosa, no? Proprio nel film, vedi? Ho il braccio. Quindi, essendo una giornata dedicata, come che dicevo prima, all'ecologia e anche al gin, era una giornata che noi chiamiamo ginecologica, proprio perché sia una roba che l'altra. Che l'altra. Perché se è giusto anche occuparsi un poco di tutto. L'ecologia, insomma, no? E del gin, giustamente. Sì. Sì. Ho un messaggio sto telefilm. No? Ma guarda, ogni d'un cogli qualcosa. Proprio, chi stacca il braccio, uno cogli il braccio, stacca la gamba, dipendi, se questo è il messaggio. No, ogni d'un cogli testa, qualcosa. Ha difficoltà a cogliersi la testa. Sì, no, devi cogliere un altro. Devi cogliere un altro. Dopo facevimo questa roba bellissima che era la gara dei sacchi. Ah, bravo. Finalmente un gioco, sì, normale. Tutti quanti che va dentro il sacco, comincia, sì, a saltare, arriva il traguardo. No, non mettevi nome persone perché sei veramente una roba brutta. Noi era i sacchi, insomma, quando che Isela di tanto tempo ti solevi che Isela, i ciappavano la loro vita, ti te li mettevi per terra e loro andava per da soli. Sì, ma che schifo. Suo. Comunque, anche se posso dire, se mi te da te butto un consiglio. Se sei un signor poco vestito, quella pelliccia, secondo me è intuito, vado a intuito, spuzzolente, perché certe robe va intuite, e con la spada lunga, e il mio consiglio che mi viene da darti a te, se sta a largo, proprio lontano. Ma che passerò in via Donota e trovo uno con la spada lunga, vestito spuzzolente, non so, mi pare difficile che succede. Difficile, ma difficile non è impossibile, difficile se è difficile. Grazie del consiglio. Ricordite. Giro largo, se vedi uno. Nano Nicola faceva il giudice, gli era là sulla griglia di partenza. Aspettava tutti quanti. La griglia di partenza, noi accendevamo sulla griglia di partenza, mettevamo solo il nano Nicola che il zigava. Come che il zigava partiva. Era il segno. Si aveva tutto il segno delle griglie, le capisci? Sì, e là. E là era partiva tutti quanti sti sacchi, insomma, chi andava a comando, ma non che dico le bellezze di sto lago, veramente un posto che proprio ti sentivi avvolto. Era una roba stupenda. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le culatte. Mole. Se ciò di rosini. Quel che si fa sci d'acqua, sì, ma sull'asfalto, sì, no, che aveva i sci, senza i sci, sì, correva, sì, sì. Corrivava. A pie, io, sì, sì, correva, fin corrivava, diciamo, fin 30 all'ora te lo vedevi che il provava.